Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova lezione del corso di disegno manga di Marionetta Matta. Allora, ci troviamo alla fine di questo capitolo sul genere ecchi. Nelle precedenti lezioni abbiamo analizzato quanto siano importanti i giusti abiti e le giuste inquadrature per poter stimolare il lettore, perché alla fine è questo, abbiamo capito che è proprio questo l'obiettivo finale dell'ecchi. Manca un ultimo elemento ed è quello delle situazioni ambigue che andremo ad analizzare proprio in quest'ultimo video e alla fine del video lanceremo il nuovo esercizio, quindi l'esercizio numero 7 che prevede la creazione della Yonkoma numero 4. Ma veniamo a noi, che cos'è una situazione ambigua? È molto semplice, è un intreccio narrativo con risvolti però erotici perché chiaramente stiamo parlando di ecchi. Ora, creare delle situazioni ambigue è piuttosto difficile. Perché, a differenza di creare abiti succinti o inquadrature piccanti, le situazioni ambigue richiedono un minimo di capacità nella costruzione narrativa. Insomma, è un po' più complessa la faccenda. E quindi aggiungiamo un nuovo tassello alle cose che deve saper fare un mangaka, ovvero deve saper scrivere. Quindi, se pensavate che per poter creare un manga bastasse semplicemente saper disegnare bene, adesso vi ho sfatato questo mito, eh? Bisogna saper disegnare bene, bisogna saper essere registi della nostra storia, bisogna saper essere dei bravi fotografi che inseriscono le immagini nel giusto modo e creano delle inquadrature adatte. E infine, adesso capiamo anche che bisogna essere dei bravi scrittori. Infatti, non è un caso se da un po' di tempo a questa parte, l'avrete notato forse anche voi, nei manga che si comprano leggiamo scritto da, disegnato da, un po' come accade ad esempio in Bakuman, ci si divide i compiti. Se io sono bravo a scrivere storie farò quello, se invece sarò bravo a disegnare mi occuperò semplicemente di quello. Quindi, come si creano delle situazioni ambigue? Questa lezione non è per niente facile, perché in realtà tutto dipende dalla vostra capacità di saper raccontare una storia. Però nel mio piccolo cercherò di darvi qualche consiglio e come sempre spero che possa in qualche modo illuminarvi e insomma possa arrivarvi qualche idea attraverso questi tutorial. In particolar modo vi darò un consiglio che io utilizzo personalmente e con cui mi trovo sempre molto bene. Infatti non tutti sanno che Marionetta Matta ha anche la passione per la scrittura. Infatti se voi andate sul Play Store di Google e scrivete Iperdisogni troverete il mio libro. È un libro che costa circa 3 euro mi sembra, però se volete potete guardarvi fino alla metà del libro gratuitamente attraverso l'anteprima, quindi le prime 150-160 pagine ve le potete sparare così gratuitamente. Poi, se la storia magari vi piace, insomma, sono 3 euro, ma veramente è una sciocchezza. Quindi, quando devo inserire degli intrecci narrativi all'interno delle mie storie, utilizzo questo metodo che è il metodo a ritroso. È un po' il metodo che utilizzano quelli che fanno i gialli, i thriller. Praticamente si parte dall'uccisione e poi si va a ritroso. Chi ha ucciso questa persona? Il falegname. Con che l'ha uccisa? Con l'accetta. Bene, l'accetta dove si trovava? Si trovava a casa del parente. Insomma, si fa tutto questo viaggio a ritroso e quando alla fine si è creata praticamente tutta la storia, la si gira al contrario e si ottiene qualche cosa di incredibile, perché poi la gente che leggerà dirà: "Oh, ma come ha fatto a pensare questa cosa così intrecciata?" Semplicemente perché appunto l'ha sviluppata alla rovescia. Chiaramente nel nostro caso il morto non c'è, ma c'è appunto l'immagine, quella lì ecchi. Quindi partiremo dall'immagine che stimola il lettore. E come sempre prenderemo spunto da qualche tavola dei mangaka. Qui abbiamo una tavola di Mizuki Kawashita. Come vedete, c'è una situazione molto ambigua. Questi addirittura sono fratello e sorella. La sorella minore, insomma, è segretamente innamorata del fratello. Ogni tanto si sentono queste cose nei manga. Insomma, la mangaka ha voluto creare questa situazione molto molto ambigua. E come ci è arrivata a fare questa cosa? Se andiamo a ritroso nella storia, capiamo che i due avevano litigato, lui l'aveva trattata un po' male, poi dopo era andato a chiederle scusa, lei si è sciolta di fronte alle sue scuse, quindi gli ha detto: "No, devo fare qualche cosa per te", ha cominciato a fare un pochino il cagnolino scodinzolante e alla fine praticamente gli ha detto: "Ti lavo la schiena". Eccoci qua, ci siamo trovati di fronte a questa inquadratura ecchi. Qui abbiamo un altro esempio
esempio della Kawashita. Avrete capito senz'altro che a me piace questa mangaka, la adoro, ho quasi tutto di lei. E questa è la classica posa, insomma, con i tentacoli che si vede tantissimo negli hentai. Ora, come cavolo ha fatto la mangaka a inserire in un contesto normale, quindi di una casa, un appartamento, una ragazza che va a scuola, questi tentacoloni? Se andiamo a ritroso nella storia lo capiamo. Infatti lei ha un robottino che viene dal futuro, questo robottino si era accorta che lei era stanca e stressata, e quindi che cosa fa? Ti tira fuori questa pallettina, che è una pallettina praticamente che serve per poter fare dei massaggi, e quindi tira fuori tutti questi tentacoli e va a colpire, diciamo, nei punti del corpo che sono un po' più critici. Tutto questo per arrivare semplicemente a questa inquadratura. Vediamo di analizzare un'ultima tavola. Come vedete qui ci sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si danno la schiena. Lei è praticamente nuda, non ha la camicetta. Come si è arrivati a questa situazione? Beh, è piuttosto semplice. I due sono andati a scuola la mattina senza portarsi l'ombrello, uscendo hanno beccato l'acquazzone, sono andati a ripararsi sotto una copertura, e lei, per non prendere freddo, si è praticamente tolta la camicetta, appunto obbligando lui a stare di schiena, così che non avrebbe potuto vedere. Ed ecco che siamo arrivati all'inquadratura ecchi. Bene, penso che abbiate capito un po' come funziona il metodo a ritroso, e adesso che abbiamo raggiunto la conclusione di questo macro capitolo, lanciamo l'esercizio numero 7. E l'esercizio numero 7 prevede la creazione di una yonkoma in stile ecchi. Chiaramente dovrete utilizzare i vostri osì come protagonisti. Se volete cambiare qualche cosa ai vostri osì, che ne so, acconciatura, qualcosa, insomma, che è possibile cambiare, fatelo tranquillamente. L'importante è che non cambiate proprio il personaggio. Almeno uno dei personaggi di questa yonkoma dovrà avere un abito succinto, così come vi ho spiegato nella lezione numero 2 di questo capitolo. E sempre nella yonkoma dovrà esserci almeno un'inquadratura ecchi, come vi ho spiegato nella terza lezione di questo capitolo. Quindi, se non vi ricordate bene come si crea un'inquadratura ecchi o come si fa un abito ecchi, andate a rivedere queste lezioni, perché vi serviranno sicuramente. L'ambientazione, come sempre, è desertica, e come vedete qui al lato destro non compare una tavola, come solitamente, insomma, faccio. Questo perché in questa yonkoma ho deciso di darvi ancora più libertà, quindi troverete solo il copione. Le vignette decidete voi dove inserirle, l'importante è che siano 4, perché la yonkoma prevede 4 vignette. Inoltre, se notate nel copione, le varie frasi sono divise tra 1 e 2, questo perché sarete voi a scegliere chi farà le battute, se lui o lei. Potrete aggiungere dei retini o degli effetti. Attenetevi chiaramente al copione, non aggiungete e non togliete altro. Inserite i balloon dove vi pare, e la yonkoma si leggerà all'occidentale, quindi da sinistra verso destra. Create la yonkoma su un foglio A4, sia che disegnate nella maniera tradizionale sia che disegnate in digitale, e seguite il copione che si trova qui a fianco. Il copione è molto molto semplice, andiamo a leggerlo insieme. 1, quindi il primo personaggio, che sia lui o lei, dice: che caldo, sono tutto bagnato o bagnata. E il personaggio 2 risponde: perché non ti spogli invece di frignare? Lo fai in maniera un pochino stizzita, eh? Poi inserirete questa didascalia dopo qualche minuto, e poi abbiamo il colpo di scena. Il personaggio 1 dice: ah, ora va meglio. E il personaggio 2 risponde: non dicevo sul serio. Quindi, come vedete, è un copione molto molto semplice, però ci permette di giocare un pochino su questo genere ecchi. L'esercizio avrà una scadenza, e la scadenza sarà il 24/11/2016. Alla mezzanotte del 24 l'esercizio ufficialmente scadrà. Caricate i vostri esercizi come sempre nella community di Google Plus Disegniamo Insieme a Marionetta Matta, e mi raccomando, importantissimo, nella categoria esercizi, solo lì, perché altrimenti i vostri disegni potrebbero andare perduti. Accompagnate il vostro post con l'hashtag yonkoma4. Bene, penso di avervi detto tutto, divertitevi. Come vedete, in questa yonkoma avete molta libertà, quindi utilizzate la vostra creatività e fate il meglio che potete. Cercate di non darmi delle bozze, datemi dei lavori finiti se potete, prendetevi il tempo necessario per poter fare questo esercizio. Lo dico perché nello scorso esercizio alcuni di voi mi avevano dato delle bozze un po' scarabocchiate male, così, insomma, non è il massimo. E se faccio fatica a capire
come è disegnato il tutto, non correggerò la vostra Yonkoma. Bene, ho detto veramente tutto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ricordo che a questo esercizio possono partecipare tutti, quindi non solo quelli che hanno già iniziato a partecipare a questo corso, ma anche chi mi ha conosciuto semplicemente ora. E noi ci vediamo venerdì per il video sull'analisi di questo disegno che ho creato, lo speed draw, la scorsa settimana, proprio questo che state vedendo, e che voglio insomma analizzare un pochino con voi per darvi qualche spunto su come si disegna in digitale. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua.